E io voglio seguire il ragionamento della Meli e in parte anche quello della Ravetto, no? Dove si parla di realpolitik da una parte e di scelte politiche ovviamente conseguenziali dall'altra. La mia preoccupazione oggi è una, ossia vedere un'Europa in senso generale ad eccezione di alcuni stati, in particolare Francia e Gran Bretagna, e un'Italia purtroppo che non hanno una strategia, ossia noi ci troviamo in una situazione ad altissimo rischio, poi noi potremmo declinare qui 3.000 motivi per cui ci siamo arrivati. Caterini, siamo nel pieno del caos, quindi io concordo su quell'analisi esatto, lì. Esatto, quindi rispetto a questo io vorrei che ci fosse la possibilità di confrontarsi nelle sedi opportune, ma soprattutto di capire una volta per tutte, e lo dico ovviamente da esponente dell'opposizione, qual è la strategia del mio governo. Dico mio governo perché io sono un cittadino italiano a tutti gli effetti e quindi risento, al di là di quali sono le mie scelte politiche personali, di una politica più o meno errata e di un'assenza di politica. Oggi Matteo Renzi è andato a Parigi, dove ha parlato anche alla Sorbona. Alla fine, se vogliamo stringere, il discorso di Renzi è stato: bravo Hollande, tu fai la guerra, io ti appoggio che fai la guerra, però non chiedere di farla a me. Io rimango a fare soltanto un ruolo diplomatico. La diplomazia serve, ma la diplomazia è un processo lento a cui si può arrivare se c'è un processo diplomatico, diciamo, di tutta la comunità europea, cosa che in questo momento non c'è.